Salve a tutti, ci ritroviamo nuovamente. Come ho detto la volta scorsa, questa volta non parlerò di videogiochi, anche se parlerò di qualcosa molto collegato al mondo dei videogiochi. Quel letto sfatto, parlerò del letto sfatto. Allora, il letto sfatto perché è molto legato al mondo dei videogiochi? Perché molte volte noi ci divertiamo a giocare su quel letto sfatto, ovviamente linkato al televisore, perché se il televisore è da una parte diversa dal letto sfatto, finiamola qua. Ciò di cui voglio veramente parlare. Prima però facciamo un breve riassunto mentale. Cosa c'è legato al mondo dei videogiochi? Sono molte le cose. Ci sono molti disegnatori che sono legati al mondo dei videogiochi. Come sappiamo, Akira Toriyama ha disegnato il Dragon Quest, e non solo il Dragon Quest, anche Chrono Trigger e così via, vari giochi. Akira Toriyama sappiamo chi è, vero? Lo sai chi è Akira Toriyama, via, chiudi, chiudi. Oltre questo, molte altre persone sono legate al mondo dei videogiochi, soprattutto molti cantanti. Sono molti cantanti giapponesi, soprattutto legati al mondo della cultura J-pop. Come sappiamo, Gackt ha dato sia il suo volto che la sua voce in Bridge of Cerberus Final Fantasy VII, con la... cioè, come si chiama? Genesis, ecco, sì, non mi veniva il nome. Che ha dato il volto, ha cantato Redemption e così via. Ora voglio parlare di un artista che ha dato la sua voce per la colonna sonora di Kingdom Hearts. E oltre questo, il suo primo disco è attualmente il disco più venduto nella patria del Giappone. Parlo ovviamente di Utada Hikaru. Personalmente voglio parlare di un CD di Utada Hikaru particolare. Particolare perché è il mio preferito. Non contiene la mia canzone preferita, ma nell'insieme delle sue tracce è il mio CD preferito, ossia questo. Heart Station, stazione del cuore. Su cui è il quinto CD giapponese di Utada Hikaru. Sappiamo, cioè io so, voi non lo so se lo sapete, che Utada è nata negli Stati Uniti, da genitori giapponesi ovviamente, figlia d'arte, e ha pubblicato un primissimo 20.000 anni fa disco in americano con il gruppo dei Cubic, una cosa del genere, mai sentito, non lo voglio sentire, prima che rovino l'idea che ho di lei. Poi ha pubblicato il suo primo disco, First Love, il quale all'interno è pubblicata proprio la hit First Love, che è la mia attuale canzone preferita. Il disco attualmente è il più venduto nella storia del Giappone, con 7 milioni e mezzo di copie circa. Nel 2001 esce Distance, l'anno dopo esce Deep River. Deep River, l'ultima traccia di Deep River è Hikari. Hikari viene scelta come colonna sonora di Kingdom Hearts, la versione giapponese. Poi, facendo un mix tra Hikari e Uzumi Itaina I Love You, due tracce del disco, e cambiando il testo, ovviamente, riusciamo ad avere Simple and Clean, che è la colonna sonora inglese di Kingdom Hearts. Sembra che è andata da Utada Hikaru, perché lei ha un inglese perfetto, essendo andata negli Stati Uniti ha un inglese perfetto. Dopodiché Utada si riposa dal mondo giapponese e pubblica un album interamente in inglese, Exodus, che contiene delle tracce meravigliose come Kremlin Dusk, che è la mia preferita in inglese, Exodus of Four e altre canzoni, così, tipi do proprio, non... Altre canzoni animato, Hotel Lobby e così via. Dopo una pausa e il conseguente primo single collection, chiamato Single Collection Volume 1, con un inedito Letters, abbiamo il quarto CD giapponese di Utada nel 2006, ossia Ultra Blue. Ultra Blue al suo interno ha un'altra canzone chiamata Passion. Passion sarà in giapponese la colonna sonora di Kingdom Hearts 2 e in inglese col nome Sanctuary, la colonna sonora di Kingdom Hearts 2 in inglese. E non so, anche di tutti gli spin-off, Fabetto per 2 Days, no, di Chain of Memories invece è Simple and Clean, di Birth by Sleep, tutta la stessa canzone. E così arriviamo al CD che ho appena presentato. Nel 2008 esce Art Station. Art Station è un CD, oh, grazie, se non ci credete, che è un disco. Questo è un disco, un CD composto da 13 tracce, in realtà sono 12 più una bonus track. E se io questa cosa delle bonus track non l'ho ben capita. Cioè, le bonus track dovrebbero funzionare che tu compri un disco con 12 tracce tipo, e più in là nel tempo, che so, in Giappone c'è un disco con 12 tracce, in America esce un mese dopo, e c'è un CD con una traccia in più. Poi in Giappone fanno una ristampa. Cioè, io ho dischi comprati al Day One che hanno del bonus track. Questa cosa non l'ho capita, ma lasciamo stare. Stavo parlando di Heart Station. Io potrei farvi vedere la tracklist. Alcuni titoli sono in giapponese, per fortuna sono come si chiamano. La prima traccia si chiama Fight the Blues, che vuol dire combattere il blu. Ora, questa canzone è una discriminazione contro i puffi, che praticamente
Utada, siccome è giapponese, non sopporta quegli estremi franco-belgi. Si può dire franco-belgi? E quindi ha fatto una canzone contro. No. Come sono spiritoso, No. eh? Fight the Blues vuol dire combattere la malinconia. È una canzone contro la tristezza. È un testo di quelli che uccidono. Ora analizzeremo anche i testi. Nel video non parlo solamente delle tracce. La seconda canzone si chiama Art Station, la title track. La terza, colonna sonora di questo capolavoro della cultura live action ludica. Ludica non c'entra niente. Video, degli anime, della realizzazione tecnica. Beh, se avete letto il nome capirete di cosa sto parlando. Con una sonora appunto del primo film della Rebuild di Evangelion ed è la mia canzone preferita dell'album tratto, Beautiful World. Sotto abbiamo Flavor of Life, Ballad Version, cioè una versione lentissima. Quando aveva fatto il singolo aveva fatto quella versione tutta movimentata e poi aveva fatto questa versione ballata. Poi abbiamo Stay Gold, che è tra le più banali dell'album, anche se come ho detto non le inseriamo. Kiss and Cry, Baci e piangi, un interludio, sì, Ho detto no! un interludio chiamato Gentle Beast, abbiamo Celebrate, Prisoner of Love, decima traccia si chiama Take 5, anche se Take 5, l'undicesima traccia è il primo singolo estratto sia Boku wa Kuma, e infine abbiamo la dodicesima traccia che, se non ricordo male, perché questo è in giapponese, si chiama Nijiru no Baso. Infine abbiamo la tredicesima traccia, la bonus track, che è Flavor of Life, non ballad version. Qui possiamo avere una piccola anteprima dei titoli, vediamo che focalizza, posso vedere la mia webcam, non riesce a leggere i titoli, sia in hiragana che in katakana, la mia webcam è razzista. Apriamo il booklet, anche se è inutile perché i testi sono in giapponese, forse non capite che di giapponese non so nulla, sto tenendo quei 3-4 caratteri che mi insegnano i manga. Booklet, come possiamo vedere, sono le immagini di Tutada, cioè, grazie. Se ci fossero state le immagini di NEC, mi sarei preoccupato su cosa ho acquistato. Poi c'era un'immagine di Tutada e un testo. Tra le pagine centrali ci sono più testi, un'altra immagine di Tutada, un'altra immagine di Tutada, testi, Tutada, testi, testa di Tutada. E così via, fino alla fine. Alla fine abbiamo produzione, il penultimo sono invece i credit. Ringraziamenti, non so dove sono. Vabbè, bisogna cercarlo. Di questi album sono stati estratti sei singoli. Il primo, come detto poc'anzi, è Boku wa Kuma, vorrei essere un orso. Questa canzone è molto infantile, infatti è stata pubblicata in un programma per bambini, in Inanotà mi pare, che vuol dire canzoni per tutti. Parla praticamente di una persona che vorrebbe essere un orso. Ricordiamoci le bellissime frasi del disco. Boku wa Kuma, Kuma, Kuma. Kurumaja nai yo, Kuma, Kuma, Kuma. Vorrei essere un orso. Non sono una macchina, voglio essere un orso. Ujiruji m'appelle Kuma, come so. Vabbè, è una canzone per bambini, quelli che tipo fratello Luna, sorella Orso, cugino Amaterasu, poi in Giappone ci sono questi termini. Va bene. Il secondo singolo estratto, come detto prima, della doppia versione, è Flavor of Life. Flavor of Life, singolo estratto nel lontano 2007, perché ricordiamo che in Giappone, famoso. In Giappone funziona in una maniera differente la metodologia del disco. Qua in Italia prima esce il primo singolo, non sempre, poi esce l'album, dopodiché dall'album vengono estratti i singoli. In Giappone invece funziona diversamente. Prima di tutto escono i singoli, a un prezzo tipo sui 12-13 euro, poi diventa dal singolo, più il singolo è famoso più costa. Alla fine di tutti i singoli esce l'album, una sorta di collection dei singoli, oltre a ciò più alcuni inediti, è molto raro che esca un singolo dopo che esce l'album. Quindi prima sono usciti tutti i singoli, Boku wa Kuma, Flavor of Life e quelli che vedremo tra un po'. Dopo uscirà anche l'album e con l'album gli ultimi inediti. Come detto poc'anzi, Flavor of Life, che è una delle tracce più famose di Utada, di cui abbiamo anche appunto due versioni, la versione normale e la versione ballad. Terzo singolo è la mia canzone preferita insieme ad un altro, perché i singoli possono essere anche in svariati modi. Abbiamo questa versione doppio singolo, Beautiful World e Kiss and Cry. Beautiful World, come abbiamo detto poc'anzi, colonna sonora di Evangelion, del primo film della Rebuild di Evangelion, ossia One, You Are Not Alone, che sembra una canzone di Michael Bublé, tra l'altro, infatti c'è Fly Me to the Moon, non cantata da Michael Bublé. Invece Kiss and Cry è molto ricordato per il video che somiglia molto al manga di Akira. Per chi non conoscesse Akira, consiglio di cliccare questa finestrella qua.
Il quinto singolo è invece Fight the Blues, canzone, come ho detto prima, contro la malinconia. Infine, l'ultimo singolo è Prisoner of Love. Dopodiché è uscito l'album che è diventato uno dei più migliori, dei the best, dei più meglio più del Giappone. Tanto che io sono andato in Giappone per comprare il vero, comprato là, diciamo, fesserie. Andiamo ad analizzare i testi? Andiamo ad analizzare i testi. Cosa vuol dire analizzare i testi? Che li leggo uno per uno? No, se no penso che mi ucciderete durante il video. Parliamo dei testi. Non parlerò di tutti i testi perché se no qui non finiremo più. Parlerò dei testi più belli dell'album. Quindi saltiamo a piedi pari Fight the Blues, che è bello. Heart Station, di cui parliamo appunto della stazione del cuore, nel senso di stazione radio, parla praticamente di una stazione dove, sintonizzandoti a questa stazione, tu puoi sentire le persone a te mancanti, una persona che tu ami. In questo caso Utada parla tipo di un eventuale amore. Infatti qui c'è una bellissima frase. Kokorono denpa todotei maska, sumibito tachino heart station, kamisama dake ga shitteiru, I miss you. La frequenza del mio cuore ti raggiunge, è la stazione del cuore dei peccatori, solo Dio sa quanto mi manchi. Per dire che appunto loro riescono a sentirsi tramite questa stazione segreta del cuore, dove sintonizzandosi a quella frequenza sanno di trovarsi là, anche quando siamo lontani, sei con me, qui nel mio cuore. Un'altra frase della canzone. Poi abbiamo Beautiful World, la vedremo dopo, la mia preferita, ci sarà un motivo. Flavor of Life, che ha un testo particolare perché è un ringraziamento, parla appunto del sapore della vita, come questa parte. Arigato to kimi no iwaneru to, nandaka setsunai, sayonara no hatomo, tokenu mau. Hawaku Horo Nigai, The Flavor of Life. Quando mi dici grazie, sento una sensazione agrodolce, un ritorno un pochino agro. L'incantesimo non si spezza anche quando mi dici addio, un po' di amarezza, questo è il sapore della vita. Appunto, lei parla di sentimenti come un grazie, un addio, queste parole che danno delle sensazioni a cui lei associa un sapore. In questo caso, il grazie è una sensazione agrodolce, mentre l'addio dà un sapore amaro. Questa è genialità, cioè non so se vi rendete conto che unire queste due cose ha del genio dentro di sé. Poi c'è una frase geniale in questa canzone, esattamente questa. Indico, poi non vedendo ovviamente. Esattamente questa. Shinji taito negaeba negau hodo, nandaka setsunai haeshiteru yo yorimo, daesuki no hoga, kimi la shinjanai, the flavor of life. Più desidero credere in te, più sento quella sensazione agrodolce. Pensi che il mi piaci molto sia meglio del ti amo, vero? Il sapore della vita. Questa è genialità, ragazzi. Sei un genio, sei un genio. Saltiamo a Ultra Vidi Pari Stay Gold, che come ho detto è una delle più lente per me. Abbiamo Kiss and Cry, di cui abbiamo un inizio meraviglioso. Delinquenti, studenti onorari e insegnanti. Sono tutti uguali quando si innamorano. Cioè, non ce n'è per nulla. Cioè, poi. Può essere qualunque persona, ma nel momento dell'amore siamo tutti identici. A meno che non si parla di amore deviato, ma quando si parla di amore vero, siamo identici. Basta. Motto Shikazu Ite, Kiss and Cry. Questo lo togliamo. Poi abbiamo Celebrate, che è una canzone. Come ci ha abituato Dada nell'altro disco, su Exodus, perché Exodus ha molte canzoni più. Celebrate è una canzone più movimentata, come ricorderemo più avanti Poppin, nell'altro disco, On and On. Poi abbiamo questa, Prisoner of Love. Prisoner of Love è la consacrazione del genio, l'altezza massima, il picco, il boom, il first, il circa, di Utada dopo Beautiful World, ovviamente. Prisoner of Love parla di lei, che è prigioniera dell'amore. Detto così, ma è in maniera negativa? No! Come si può essere prigioniera dell'amore in maniera positiva? Come riesce lei a spiegarlo? Cioè, abbiamo questa frase meravigliosa che è Naimonone da Ribruzzo, che vuol dire sentirsi triste per aver chiesto la luna. Minna yasulagi wo motometeiru, michitari teruno ni ubayau, haino kage wo hotteiru. Sentirsi tristi per aver chiesto la luna, di dare a tutti la tranquillità. Continuare a lottare per sentirsi soddisfatti. Sto inseguendo l'ombra dell'amore. Qui si parla di prigioniera dell'amore in senso positivo, nel senso che lei è prigioniera di una persona o comunque del sentimento,
ma lei vuole essere prigioniera di questo sentimento, come se finora l'amore l'ha sempre tenuta lontano, come se finora non ha mai avuto amore. Adesso, grazie a questa persona, è prigioniera di quest'amore. Infatti la fine della canzone è Stay with me. Oh, stay with me, my baby, say you love me, in inglese ovviamente. Poi abbiamo Take U5, che è la... È una canzone che parla della morte. Ne parla così bene che la canzone si interrompe di colpo. Cioè, a un certo punto la canzone si taglia, mentre c'è cioè, è fatto questa cosa non geniale di più. Cioè, io sono rimasto male la prima volta che l'ho sentito, ho detto, ma che è un disco difettoso, non lo so. Ho chiamato, dico, ma è la vostra versione del disco, com'è? No, è così. Proprio è fatto, è geniale questa cosa. Una canzone, appunto, che parla della morte. Poi abbiamo Boku Akuma, se o se, Boku Akuma, Kuma, 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 Kuruma Janaio. Canzone per bambini, basta, cioè non voglio sapere altro. Poi abbiamo Nijiru no Baso, l'autobus arcobaleno, di cui non parlo. Infine abbiamo Flavor of Life, la versione quell'altra, quella veloce. Ora vi farò sentire tipo 7 secondi a testa di canzoni, tanto per fare una sorta di medley di quello rapido. Prima traccia, Fight the Blues. Dopo questa breve parentesi musicale, sì, ora potete disiscrivervi tutti. Volevo appunto innanzitutto parlare dell'ultima canzone, quella di cui non ho parlato, ossia Beautiful World. Beautiful World parla di un mondo bellissimo, mondo meraviglioso, mondo oltre. La canzone parte con un incipit di quella che spacca le teste, di quella che praticamente se che una ghigliottina fa poco male al confronto. Moshi wo negai hitotsu dake kana unala. Kimi no soba de nemuro se te, donna basho demo hiyo. Se potessi avere un solo desiderio, mi piacerebbe dormire accanto a te, non importa dove. This beautiful world, senza this. Guardo solo te senza esitazione. Questo meraviglioso ragazzo, femmina, tu non conosci la tua bellezza. Cioè, questa canzone parla di come l'amore possa veramente avvicinare due persone a prescindere. Cioè, possa avere tutte cose contro, può essere la morte, qualunque cosa possa farlo, ma in quel momento, se potessi avere un solo desiderio, mi piacerebbe dormire accanto a te, non importa dove. Infatti, poi più avanti c'è scritto: se non posso vederti finché il mio mondo scompare, mi piacerebbe dormire accanto a te, mi va bene ovunque. Che è la stessa frase di prima, però detta in un'altra chiave. Perché questa canzone parla proprio di qualcosa di profondo, e poi non c'è solo la canzone. Il testo, perché il testo fa, il testo di una canzone vale tipo al 60-70% della sua bellezza, il restante va alla musica, alla composizione. Poi ovviamente c'è anche il merito del cantante, se il cantante farà schifo, non ci possiamo fare nulla, la canzone farà totalmente schifo. Ovviamente parlando di un artista già affamata, il suo quinto disco, uno dei più venduti nella storia del Giappone. Giappone, tra l'altro, ha venduto tanto a prescindere, cioè non è venduto 6 solo in Giappone, andiamo in totale, ha venduto 6 in generale. Abbiamo quindi questo risultato finale. Ok, per ora la smetto di stressarvi con Utada, come ho detto, ho parlato di un solo disco, la prossima volta vi parlerò di lei in maniera totale, cioè non parlerò di nessuna canzone in generale. Volevo fare questa panoramica su questo disco prima, perché era inutile parlare troppo di lei se prima non la butto avanti.
Sappiate comunque che Taticaro è famosa per aver fatto appunto le colonnine di Kingdom Hearts, come Kodakumi ha fatto le colonnine di Final Fantasy, di un Final Fantasy, di Final Fantasy X2, come Fai Wong ha fatto le colonnine di Final Fantasy 8, come Ricky ha fatto quella del 10, come Angela che ha fatto quella del 12, come Charisse ha fatto quella del 13-2, come esaurito le colonnine, chi altro ha fatto? Non mi ricordo. E Miko Shiratori ha fatto quella del 9. E quella del 13 chi era? Sayuri Sawakawa, come si chiama? Dopo aver fatto questo piccolo remind, tutte le cose sono di Final Fantasy. Ora, adesso, soprattutto concludo qui. Metterò il link per acquistare il disco. Se volete, cioè, alla fine parliamo di arte. Ovviamente parliamo di un'opera pop, non è che abbiamo, anzi, J-pop che è identico al mio linguaggio, cioè, quello è giapponese, quello non è, non lo è. Parliamo di persone che apprezzano, le persone che hanno già una mezza cultura J-pop o che hanno già una cultura abbastanza evoluta sul pop o comunque a cui piacciono i videogame, che si ricorda più Dada o comunque a cui piace la buona musica, perché a prescindere questo prodotto è un eccellente a livello musicale. Ricordiamo il Wildlife che attualmente detiene il record del visit su stream della diretta. Attualmente non c'è, cioè, quel live è qualcosa di meraviglioso. Se potete, vedetelo. Ci dovrebbe essere qualche parte su YouTube. Se non su YouTube, da qualche parte su YouTube. Cioè, qui cercate, se non vi posso darvi tutte le cose. Vedetelo, sentitelo. Se già lo amate, invece, buon per voi. Spero di sapere di avere qualche confronto prima o poi. Va bene, vi saluto, vi ringrazio e alla prossima. Beautiful World, che accento bruttissimo. Beautiful World, ah, Beautiful World, non ce la faccio a dirlo in italiano. Beautiful World, ma che dico World? Non è che sto vomitando. Beautiful World, Beautiful World,